E ogni notte, verso mezzanotte, giravo la maniglia della sua porta e l'aprivo, oh, tanto dolcemente. E allora, quando l'avevo abbastanza dischiusa per la mia testa, introducevo una lanterna cieca, chiusa, chiusa, ben chiusa, che non lasciava filtrare nessuna luce. Poi passavo la testa. Oh, ma sareste rimasti a vedere con che destrezza passavo la testa. La muovevo lentamente, lentissimamente, in modo da non turbare il sonno del vecchio. Ma bisognava certamente un'ora per introdurre tutta la mia testa attraverso all'apertura, abbastanza avanti per vederlo coricato nel suo letto. Poteva darsi che un pazzo fosse così prudente? E allora, quando la mia testa era ben dentro la camera, aprivo la lanterna con precauzione. Oh, ma con che precauzione, con che precauzione! Perché la cerniera strideva. L'aprivo giusto quanto bastava perché un filo impercettibile di luce andasse a cadere sull'occhio d'avvoltoio. E questo l'ho fatto per 7 lunghe notti, ogni notte a mezzanotte precisa, ma trovai sempre l'occhio chiuso e così mi fu impossibile mandare ad effetto il divisamento. Perché non l'avevo con quel povero vecchio, ma col suo cattivo occhio. E ogni mattina, allo spuntare del giorno, entravo francamente in camera sua. Gli parlavo coraggiosamente, chiamandola a nome con un tono cordiale e informandomi su come aveva passata la notte. Mi pare che avrebbe dovuto essere un vecchio molto profondo se avesse pur sospettato che ogni notte, proprio a mezzanotte, l'esaminavo mentre dormiva. L'ottava notte fui ancora più cauto nell'aprir la porta.